Ciao amici! Chi ha detto che avere cura della pelle e del viso deve essere costoso e complicato? Perché non è vero? No, ci sono prodotti fantastici che possiamo fare in casa. Oggi vediamo insieme tre maschere naturali per la pelle e del viso che potete fare a casa. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Maschera avena e cioccolato. La farina d'avena è fantastica per esfoliare la pelle e il cacao antiossidante la rigenera. Gli altri ingredienti sono l'olio di cocco, dal grande potere idratante, con acidi grassi essenziali per la pelle, e il miele, mineralizzante e antiossidante. Un cucchiaio di farina di avena, mezzo cucchiaio di polvere di cacao, un cucchiaio di miele e mezzo cucchiaio di olio di cocco. Con il viso lavato e asciugato, applicare un sottile strato di maschera e lasciare in posa per 20 minuti. Sciacquare con acqua tiepida. 2. Mix di tè verde e farina di riso. È una maschera o una bevanda? Eh sì, il tè verde si beve, ma non tutti sanno che si può usare anche come maschera per il viso. Gli antiossidanti del tè verde restringono i pori della pelle, mentre la farina di riso ha un effetto sbiancante, utile in caso di macchie o cicatrici causate dall'acne. Per rendere questo mix ancora più efficace contro punti neri e brufoli, mixare un cucchiaio di succo di limone, due cucchiai di farina di riso e due cucchiai di tè verde appena fatto. Mescolare fino a ottenere una pastella omogenea, lasciare in posa per 20 minuti circa e sciacquare. Poi applicare una crema idratante per un risultato ancora migliore. Prima di vedere le altre maschere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi per sostenere la mia divulgazione e accedere a contenuti esclusivi ogni mese. 3. Viso luminoso con mix di agrumi. Una maschera agli agrumi è la risposta alla pelle del viso rovinata e sciupata. L'acido citrico degli agrumi esfolia la pelle secca risvegliandola. Le vitamine e i minerali la nutrono e danno un aspetto sano, non spento e invecchiato. Mescolare un cucchiaio di succo di pompelmo e uno di limone appena spremuti con un cucchiaio di panna fresca. Applicare per 15 minuti circa e sciacquare con acqua tiepida. E sarete forever young! Se vi piacciono gli agrumi, ho spiegato come fare tante altre ricette di benessere nel mio ebook Arance Rosse. Ora condividete questo video e nei commenti scrivetemi se avete fatto queste maschere e com'è andata. Avete altre ricette fatte con i prodotti di casa? Scrivetele qui sotto. Abbiate cura della bellezza, naturalmente!